Vedete, vedete i media tradizionali. Ottimo, manca meno di una settimana al voto. E siamo già qui a dare la caccia ai mostri che stanno spuntando come funghi in tutta l'America. Perché sì, il continente si sarebbe riscoperto nazista dall'alba al tramonto. Vorrei far notare una cosa alla signora Maggioni, che giustamente è molto angosciata dopo che ha scoperto che i nazisti tengono la statuetta di Hitler nel salotto di casa. Gli americani totali sono più di 300 milioni, or dunque, se Trump ha serie possibilità di tornare al potere, veramente pensi che possa essere tutta colpa di questo branco di ritardati qui? Ad esempio, quando Capitol Hill venne assaltata il 6 gennaio 2021, il totale dei rivoltosi era meno di quello che ti servirebbe per riempire tre quarti dello stadio Bentegodi di Verona. Sapevate? Eppure, all'epoca, Trump fu il candidato più votato di tutta la storia degli Stati Uniti d'America, dietro al solo Joe Biden. Secondo voi quel risultato era dovuto solo a questi elettori qui? Ma certo che no! Quello era meno della metà dell'1% del totale. Il resto dei voti veniva da persone normalissime, di tutte le età e di tutte le etnie. Perché allora questi dovrebbero ripuntare per la terza volta su Donald Trump, quello che voleva curare il Covid con l'idrossiclorochina? Il nemico dell'ambiente, il condannato, lo stupratore, il fascista? No, perché quello dal 2016 non avrebbe perso mezzo voto. Vi siete mai domandati il perché? Non sarà che forse il presidente in carica è un rincoglionito che ha promosso due guerre in due anni? Non sarà che qualcuno si è accorto che le sue tasse stanno andando via per finanziare uno sterminio in diretta TV? O magari è solo colpa di questa qui, che prima veniva definita una scema dal suo stesso partito, e ora quel partito la spaccia per il meglio che la politica abbia mai prodotto? Coerenza? Non so voi, ma io prima di dare la colpa ai nazisti dell'Illinois farei due conti e penserei a quanti voti prenderà questo idiota la prossima settimana. Pensate a tutti gli insegnanti, gli operai, i medici, le donne, uomini, giovani, vecchi, gay, etero, bianchi, neri, ispanici, asiatici, cristiani ed ebrei che voteranno per lui. Ecco, quando vi accorgerete del numero spaventoso di tutte queste persone, capirete perché il servizio della Maggioni è un'idiozia. Proud Boys, vediamo chi sono.